Non sono stati sufficienti i 500 posti dell'auditorio di Città Studi Biella per accogliere il pubblico intervenuto alla conferenza di Franco Berrino, epidemiologo ed esperto di tumori. L'incontro organizzato dal Fondo Tempia con la Fondazione Cassa di Risparmio. Ad aprire la serata, Viola Erdini, presidente, con Adriana Paduos, direttore sanitario del Fondo. E la grande via è la via del cibo. La via del cibo, non delle trasformazioni industriali del cibo. Noi proponiamo il cibo semplice, il cibo che l'uomo ha sempre mangiato prima della rivoluzione industriale. Oltre la verdura si mangia anche la carne, ma fa bene? Perché si dice limitare le carni rosse ed evitare le carni lavorate? Le carni rosse sono associate ai tumori perché sono molto ricche di ferro e il ferro della carne è molto ossidante. Anche il miele è meglio dello zucchero perché contiene il contravveleno, ma il miele è vero però, eh? Il miele è vero, non... Beh, insomma... I trattamenti per la sbiancatura del riso si facevano quando si parlava del riso brillato, no? Che adesso non è più tanto comune, perlomeno, almeno spero che non sia più tanto comune, perché addirittura lo brillavano trattandolo con il talco. Ma il riso bianco non ci piace perché ha un indice glicemico alto, fa alzare tanto la glicemia. Ah, buonissimo, io lo consiglio tanto. Lo consiglio alle signore che vanno in menopausa. Da usare localmente per la secchezza vaginale. Bisogna prendere quello biologico naturalmente e non quello raffinato. Hai il problema che ha un odore intenso di cocco, per cui bisogna che al marito della signora piaccia il cocco. Il parmigiano. Perugiano è formaggio. È buono. Ma l'unico motivo per mangiarlo è perché è buono, non perché fa bene. Dimenticavo, Berrino consiglia di meditare perché tranquillizza e di cantare. Cantare fa bene al nervo vago. Grazie dell'attenzione, arrivederci.